Prima il furto al supermercato Famila, poi subito dopo quello all'Aldi, pensando probabilmente di restare impunito. La sua strada ha trovato una pattuglia dei carabinieri di Schio ed è stato denunciato. Protagonista dei due movimentati episodi, un senza dimora gambiano di 23 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine per precedenti di polizia. I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di mercoledì. Il giovane aveva sottratto dall'interno del supermercato Famila di via 20 settembre capi d'abbigliamento, una bottiglia di una bevanda alcolica. Poco dopo era stato fermato all'esterno dell'esercizio dagli addetti alla sicurezza. Per non rinunciare alla furtiva e sfuggire, li ha strattonati con violenza e si è dileguato a piedi lungo le vie limitrofe. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei militari dell'aliquota radiomobile di Schio, che lo ha rintracciato e bloccato dentro il supermercato Aldi di via Mentana mentre era intento a rubare alcolici. È stato bloccato, denunciato per rapina impropria e furto. La refurtiva è stata recuperata, restituita ai legittimi proprietari.